detto tante volte nel corso della promozione del film, sono sempre stato un po' invaghito di Giorgia. Ma un amore platonico, naturalmente, ma quasi platonico, nel senso che se ci fosse cascata non mi sarei tirato indietro. Però devo dire che ho sempre apprezzato molto la sua qualità, la sua grazia, insieme al suo sex appeal, alla sua musicalità, e ho sempre notato che nelle sue apparizioni, nei contesti, ora musicali, ora diciamo quando era intervistata, ho visto tanti suoi concerti, devo dirlo, da quando è sbucata su un palcoscenico di un piccolo club di Roma, aveva sempre questa grande comunicativa col pubblico, tra una canzone e l'altra diceva qualcosa, e secondo me, insomma, avevo intravisto in lei una potenzialità come attrice. E poi, quando, devo dire anche una cosa un po' meno poetica, cioè che quando si costruisce un cast, e soprattutto perché chi distribuisce i film, chi li produce, ha necessità, diciamo, no? Di trovare dei tasselli, di mettere dei tasselli che possono incuriosire il pubblico, e anche a questa, diciamo, corrispondeva Giorgia a questa esigenza, insomma, una grande artista, molto conosciuta, quindi era perfetta per il mio progetto. E che compagna di viaggio è stata? Beh, è stata straordinaria, devo dirlo ora, fuori dalla retorica delle... cioè, si sente raramente dire, no, che un regista, un attore che dice di un suo collega con cui ho lavorato che mi faceva cagare, no? No, lei è stata, devo dirlo, veramente straordinaria, perché intanto si è prestata con grande abnegazione, ha studiato tantissimo, abbiamo fatto un lungo periodo di approvvigionamento, diciamo, abbiamo fatto tante prove, ci siamo fatti una promessa all'inizio che in ogni momento del percorso ci potevamo tirare indietro, sia io che lei, quindi abbiamo lavorato con questa scialuppa di salvataggio che ci seguiva, diciamo, durante il percorso delle prove. E devo dire che però lei si è messa molto in discussione, molto, si è molto applicata. Dico solo questo, che è abbastanza inequivocabile: il primo giorno, quando abbiamo deciso di provarci, lei si è presentata sapendo a memoria tutto il copione, che è una cosa, insomma, diciamo, pazzesca, noi, cosa che non accade spesso, no? Quindi questo, beh, insomma, è un grande impegno. Si è impegnata e, diciamo, francamente ora non so cosa ne può pensare il pubblico, o meglio, i riscontri sono molto positivi, ma quello che posso dire io è che l'ho trovata veramente bravissima. Ci è piaciuta tanto, molto naturale, è arrivata immediatamente a noi. Tu prima parlavi proprio dell'armonia, no? Questo film parla di armonia, e quindi accordarsi agli altri, ma c'è stato un momento nella tua vita, o tanti momenti, in cui ti sei sentito un po' scordato, quindi non proprio in armonia con la tua vita o con le persone intorno a te? Ma sebbene io abbia una vita molto fortunata, perché comunque è inutile stare lì a ricordarci da dove vengo e le cose che mi sono successe, insomma, la fortuna che ho avuto, diciamo, sintetizzando. Nonostante questo, io penso che siano molto di più i momenti in cui io mi sento scordato, perché non mi piace come vanno le cose, non posso negarlo, cioè ho un vero disagio nel vedere il degrado, diciamo, sociale. Ora non voglio fare un discorso politico perché non è manco il momento, però sento, per esempio, se devo dirla tutta, diciamo, la mia terra, no? La nostra terra, che potenzialità delusa è? Cioè, quanto c'è da rammaricarsi per la potenzialità disattesa della Basilicata, una regione che potrebbe esprimere, potrebbe avere tantissimo e non lo ha. Non voglio dire per colpa di chi, perché non è la serata per dirlo, però, diciamo, quindi sinceramente io mi sento molto più scordato che accordato con quello che guardo intorno a me. Senti, poi io ho letto in una tua intervista, tu hai dichiarato di aver rinunciato a lavorare con Woody Allen.
Vabbè, questo è un po' una... Cioè, è vero, non è che... È vero. È vero, ma non è che ho rinunciato a fare il protagonista in un film di Woody Allen, perché questa cosa, diciamo, mi ha dato una... Ho fatto una figurona, però, diciamo, immeritata. In realtà è successo questo, quando Woody Allen ha fatto il suo film in Italia, From Roma, We Love, qualcosa del genere. E allora tanti attori italiani, chiaramente, ma io stesso, diciamo, voglio dire, per andare a lavorare con Woody Allen avrei fatto carte false. Però diciamo che il mio ingaggio era questo: non si sapeva il giorno che avrei girato e né che cosa avrei dovuto fare. E avevo già prenotato una vacanza, la prima vera vacanza, diciamo, con mio figlio, che dovevamo andare alle Hawaii, cioè un viaggio che è stato forse il nostro più grande viaggio, insomma, no? E allora, cioè, se non mi dicevano il giorno, non mi dicevano pure che dovevo fare, allora gli ho detto, sapete, meglio le Hawaii. Meglio le Hawaii con mio figlio, però non è che ho rifiutato di lavorare con mio figlio. Io l'ho detta in modo che facesse, cioè, diciamo, scena, che però... Se mi offrivo il protagonista, mio figlio si attaccava. Ci andava dell'altra volta, no? Perdevi la caparra. Senti, ogni carriera è fatta di... incontri importanti, no? Vinicio De Moraes diceva che la vita è l'arte dell'incontro. Qual è l'incontro, se c'è stato, che ha segnato la tua vita, la tua carriera? Beh, siccome la mia carriera, mi piace dire la mia carriera, cazzo, veramente. La mia carriera è stata puntellata da incontri fortunati, lo sai meglio di me, diciamo, come funziona. Diciamo, funziona che ti devono scoprire, e a volte, diciamo, questa scoperta può essere graduale: c'è una piccola scoperta, poi c'è un'altra. Io ne ho avute tante nella vita, ho avuto tanti incontri molto fortunati e molto fruttuosi. Però se dovessi proprio dirne uno, io direi l'incontro con questa mia amica, che poi non è stato un incontro, era una ragazza del mio paese, che è una mia grande amica, che mentre stavamo a Roma facendo l'università, con scarsissimi risultati, lo devo dire, cioè probabilmente non avrei cavato un ragno dal buco, cioè non mi laureavo neanche se mi ammazzava, no? E questa ragazza mi ha iscritto a una scuola di recitazione, una ragazza di Lauria, che ora non vive più a Lauria, vive in America, e lei, da quella penso che sia stata la cosa determinante, perché se non fosse stata lei a iscrivermi a questa scuola, io non avrei mai preso. Sentivo prima che Edoardo, che diceva che non aveva questo sogno da bambino, io men che meno, non pensavo mai e poi mai di fare l'attore, sono una persona timida. Vabbè, non posso negare di avere una simpatia, però da questo poi a fare l'attore certamente mi passa. Peraltro, a proposito di Edoardo Leo, che abbiamo visto nel trailer del film. Beh, siamo grandi amici tutti quanti, io, Edoardo, Massimiliano, Bruno, facciamo parte di un gruppo di persone che si frequentano da una trentina d'anni più o meno. Io Edoardo l'ho visto che sono molto più grande di lui, e avevo pronosticato anche la sua escalation quando ancora era un ragazzo, e l'avevo visto in un teatro fare uno spettacolo dove era veramente bravo, e quindi sono molto contento del suo successo, perché comunque sono un po' un suo tifoso, no? Come quando vedi un giovane atleta, un giovane calciatore che gioca nella primavera e dici questo farà strada, e poi lui l'ha fatta alla grande, quindi è un po' anche una mia soddisfazione, la mia soddisfazione di talent scout. Vedi anche questa dote. Beh, insomma, ora è capitato con Edoardo. Senti, e tu, a proposito di tante cose, no? Sei attore in film di altri, attore nei tuoi film, regista, scrivi anche le tue sceneggiature. Qual è la sfida più importante in cui ti sei cimentato? Ma io, diciamo, non lo vivo veramente come una sfida, Eva, la mia storia. La vivo come una specie di... cioè, quello che mi piacerebbe, se uno mi chiedesse, ma che lavoro fai? Mi piacerebbe dire faccio il poeta. E cioè, sostanzialmente, uno che scrive dei versi, cioè, che guarda la realtà e cerca di guardarla con quella...
con quel punto di vista, col punto di vista un po' deformato, no? Credo che mi abbia aiutato moltissimo il fatto di essere molto miope e quindi di non vedere bene bene, e questa cosa è chiaro che ha spinto un po' la mia immaginazione. E, diciamo, ho sempre vissuto fin da bambino, se mi ricordo, mi facevo i miei film in testa, e soprattutto erano storie d'amore, con qualche anche piccola deriva sessuale. Ecco, e a proposito di questo, tu hai sempre detto che il fatto di essere molto miope ed essere figlio unico anche forse ti ha portato a fare i conti anche con la solitudine, quindi ha sviluppato in te anche una vena malinconica. Beh sì, credo proprio di sì. Questi lunghi inverni a Lauria, diciamo che alle 5 della notte dovevo tornare a casa e giocavo da solo a casa, quindi mi inventavo cose. Ma la cosa più assurda, insomma, che mi ricordo di quando ero bambino, che avevo gli scacchi, no? Ma non ci giocavo a scacchi. Con le due torri avevo fatto due pali e con gli altri scacchi simulavo delle partite di calcio da solo, diciamo. Vincevo sempre. Bella, è un'idea. Senti, ieri, se non sbaglio, ieri è proprio successa questa cosa, in centro a Maratea ha impresso, eccolo, vediamo, la tua, hai lasciato l'impronta della tua mano sulla Walk of Glory. Che emozione è stata? Ma quanto ci conosciamo da tanti anni, ma lo sai che, diciamo, no che non mi prendo troppo sul serio, assolutamente. Ma però, noi chiamiamo così, infatti. Però, diciamo, e neanche posso dire che mi sembrava un po' una cazzata. Però francamente diciamo che mi ha fatto piacere, perché chiaramente è una cosa molto onorevole. Da un certo punto di vista l'ho detto anche lì mentre lo facevo, mentre imponevo le mie falangi sulla creta, pensavo anche a una cosa tipo a quando ti arrestano, no? Cioè, l'impronta digitale, esatto, no? L'impronta digitale, ci è mancato che mi hanno fatto la fotografia di profilo e no, però è stato molto bello, un inizio, molto bene, no? Una cosa, cosa bella. Insomma, francamente poi se penso che questa cosa sarà esposta, che la gente vedrà la mano di Rocco Papaleo, diciamo una cosa molto onorevole, no? Mi ha fatto molto piacere. Hai impresso la tua impronta, no, su questa terra, e questa terra sicuramente ha un'impronta molto forte su di te, no, che ti contraddistingue. Beh, diciamo, non voglio essere noioso, beh, l'ho detto anche questo tante volte, ma tu anche sei del Lago Negro, quindi diciamo, le sappiamo le nostre cose, no? Cioè, parliamoci chiaro, ripeto per l'ennesima volta, il fatto di essere di qui per me è stato solo un vantaggio, perché, ripeto, nella galleria delle maschere della nostra commedia la maschera lucana non c'era. Perché? Perché non abbiamo un'identità molto... A parte che non eravamo conosciuti, diciamo, lavoravo alla Temer Expo nell'82, nemmeno, cioè, il secolo scorso, però insomma pochi anni fa, una quarantina d'anni fa, e lavoravo nello stand Basilicata. A un certo momento in questa Temer Expo c'erano anche aziende che esponevano, molto spesso entravano in questo stand, io ero il commesso dello stand, e mi chiedevano: ma che marca è Basilicata? Ecco, vengo da questa realtà, diciamo, no? Quindi raccontarmi e raccontarmi attraverso anche l'influenza che la mia terra, il mio sound, il nostro sound, se posso permettermi, certo, no? Diciamo, mi ha dato quella originalità che probabilmente non avrei avuto se fossi stato napoletano o romano. Ecco, l'escalation di Edoardo è molto più ammirevole per certi versi, molto più speciale, perché si è dovuto distinguere tra 500 attori romani straordinari, peraltro, se fossi stato, ripeto, napoletano o toscano, dai.
poi posso dire una cosa che mi è venuta in mente: la prima volta quando noi ci siamo conosciuti telefonicamente, tu al telefono mi dicesti parlamelo poco in dialetto, no? E mi è venuto in mente, in realtà nel film Scordato, proprio il tuo altro, il tuo alter ego, ti vuole parlare, esatto, e ti dice proprio questo, vedi? Beh, perché questa cosa del dialetto, diciamo che ora dire una mia ossessione sarebbe esagerato, però diciamo è una cosa che mi fa molto riflettere, perché il dialettico ci rende autentici. Chiaramente se io potessi recitare completamente in dialetto lauriuso, potrei parlare così. Cioè io sarei straordinario. No, scherzo, diciamo, magari. No, voglio dire che il dialetto esprime una sincerità, al punto che se io devo sentirmi veramente autentico, devo, quando parlo a me stesso, per esempio, a me stesso non posso e non voglio mentire, mi rivolgo in dialetto a me stesso, cioè io lo sento che quando parlo il dialetto c'è qualcosa proprio di autentico, originale. Di vero, senza filtri, decisamente, sì, sì. Che è la verità che rompe. E ci sta l'applauso. E a proposito della nostra terra, in particolar modo di Maratea, c'è un giovane talentuoso proprio di questa città che tu hai voluto nel tuo film, e io lo vorrei chiamare Jacopo Velardi. Eccolo Jacopo, io credo che tu sia proprio il più giovane attore presente su questo palco, in tutta questa edizione di Marateale. Allora, com'è andata Jacopo, com'è stata questa esperienza al cinema con Rocco? È stata bella? Sì, ma divertente, ti faceva ridere Rocco? Sì. E che consigli ti ha dato? E ha detto dei consigli. Ti ha detto devi essere naturale, no? Vero? Ti ha guidato bene? Ma è stato stancante? Ti sei stancato? Un pochino, perché abbiamo mangiato tardi. Ecco, questo ricordatelo Rocco, perché i bambini vogliono mangiare a orario. Quindi la prossima volta, ma tu vorrai fare l'attore? Ti è piaciuta questa esperienza oppure basta così? No, mi è piaciuta, però vorrei fare tipo un film del calciatore. Ecco, cioè, il calciatore c'è sempre in mezzo, quindi è giusto. Chissà che Rocco non voglia fare in futuro un film sui calciatori. Speriamo. Dai, va bene. Senti, dopo noi vi invito naturalmente a restare anche quando chiuderemo la serata, perché ci sarà la proiezione di Scordato, quindi chi non l'ha visto, ma penso che l'abbiamo visto tutti, chi vuole rivederlo, sarà proiettato Scordato in questa bellissima arena sul mare, quindi insomma lo guardiamo con grande interesse. E ora Rocco Marateale, tu sei un grande amico, ti vuole tributare un riconoscimento, ti vuole tributare un premio, proprio perché tu sei un nostro amico e ci fa molto piacere. Grazie. Facciamo entrare il premio. Allora, intanto mi fa molto piacere ricevere questo premio, ma l'ho già avuto. E quindi mi sembra che proprio, oltre che simbolicamente, proprio per i discorsi che facevamo, no? Per l'escalation di questa nostra terra così bella e così meritevole e così tradita, pensiamo al futuro, speriamo nel futuro, e questo premio lo voglio dare a Jacopo. Che bello! Datemi i microfoni, vi facciamo una bella foto.